vedi, cioè, già qua lo vedi perché lo vedi che il punto in cui sei più marcato, poi man mano, come se fossero tante piccole palline fino ad arrivare all'ultima pallina. Non è una pennarello, non è un pennello, non è una matita, è una cosa diversa. Mentre se io vado a prendere il pennello, lo provo a fare, inizia come se fosse proprio col pennello, ha una funzione completamente diversa. Dopo io posso anche arrivare a tenerli abbastanza simili, ma non modificare tutti i parametri, ma non è quella la funzione. L'ultimo, prendiamo lo strumento, la stilo, vedete che è un po' più diverso. Se io mi fermo, per esempio, man mano che sto scrivendo mi fermo in un punto, posso, vedete che si allarga, come se io usassi una stilografica e l'inchiostro continua a colarmi dalla mia penna allargando il mio disegno. È la stilografica. Anche qua io posso usare, per esempio, il circolo, il quadrato, lo vedete? Qualcosa di diverso. Ho possibilità di giocare su dimensione, velocità, inclinazione, l'angolo, eccetera, secondo quello che ho bisogno di fare. Cancelliamo tutto. Ci siamo? Questi sono i primi quattro strumenti che noi abbiamo, 5 strumenti, scusate, non so contare, che abbiamo appena utilizzato. Una cosa che a noi ci interessa in questo momento è benissimo. Io sì, so, adesso so fare il mio disegno, sto a fare la mia riga, prendo la mia penna, per esempio, la mia matita, e faccio una bella riga blu. Ho fatto la mia riga. La particolarità è che in questo momento io ho fatto una riga bella, ma non è lineare, non è una bella linea. Lo vedete? Non è dritta. Meno male succede che io non l'ho fatta molto dritta, quindi io posso premere il pulsante, premerlo, il tastiero di maiuscolo, lo vedete? Non il maiuscolo, quello sopra, sotto, lo shift viene chiamato, mi permette di creare delle figure geometriche. Lo vedete cosa succede? Lo shift è il tasto, andiamo avanti, sì, sì. Io potrei fare benissimo un quadrato, no. Scendo il mio punto, faccio un quadrato, per carità non sarà un quadrato perfetto, però ho disegnato un quadrato.
Quella era la meditazione della modifica, rosso, cronologia, annullamento. Quindi io vedo che la modifica è un anche non si può aprire su una finestra dedicata? Non si può aprire su una finestra dedicata? No, beh, è sempre all'interno della stessa finestra. Arrivo a selezionare il livello che è il primo. Perché riposta anche il disegno, cioè quando uno ci va sopra e vedi il disegno. Vedo esattamente come l'ho disegnato, tutte le varie fasi del mio disegno. Da una parte diventa interessante, dall'altra può servire per dire aspetta, ritorno alla situazione precedente perché poi mi sono perso nel disegnare quello che sto facendo. Diciamo. Fatto questo abbiamo utilizzato questi, abbiamo cominciato a dire che ho delle linee dritte, abbiamo visto shift. Premendo due punti avviene la linea dritta. Questo io lo posso fare con qualsiasi dei miei strumenti. Però se io devo disegnare dei rettangoli e dei quadrati, ho la possibilità di andare su filtri, render, gfx. Mi si apre una piccola maschera che mi fa presente il mio disegno e io posso cominciare a dire voglio il mio quadrato, vedete? Che avevo due punti e mi avviene. Interessante, io posso per esempio scusate, come funziona? Come? Non si può GFX ok, e a questo punto scelgo ho scelto questo, no? Ok, vai giù, premi due volte, premi un punto. Ah, qua lo devo fare? Sì. Ah, grazie. Ho fatto un punto adesso? Ok. Non ho fatto in cerchio però io volevo fare. Fammi il quadrato. Noi abbiamo fatto un quadrato in questo momento. Sul lato io ho la possibilità di togliere la linea, quindi. Vedete? Vedo il quadrato come lo sto facendo, voglio come verrà il colore. Ho la possibilità di selezionare il colore, anche qua io posso scegliere il mio colore, o di selezionare, prova, il tipo di grandezza, per esempio scegliendo questo qua più piccolo, quindi vedete che io diminuisco il mio quadrato e la grandezza dei lati del mio quadrato. Seconda, prendiamo dei scritti, vediamo così, ho già cominciato a fare un po' di effetti un po' strani nel mio famoso quadrato. Mi chiamerei anche. Posso fare, scegliendo riempimento, al colore, se io faccio il mio quadrato, farò rosso, farò giallo, bello giallo, ok, facciamo un disegno del quadrato,
non sei sulla linea, osservate cosa succede. Il mio interno diventa di giallo, mentre il colore della linea è blu. Dei punti di riferimento, quindi io posso dire voglio fare il mio quadrato scendendo quell'angolo andando qua per esempio, voilà. Vedete? La cosa più interessante è il griglia magnetica. Griglia magnetica mi permette di andare in prossimità del punto. Molla, doveva farlo prima. Vedete che lui automaticamente con griglia magnetica mi va sui angoli del mio disegno. Quindi in quel caso arrivo a fare dei quadrati veri e propri utilizzando la griglia magnetica. La griglia magnetica la trovo anche in allora se io vado su il comando visualizza ho la possibilità di visualizzare la griglia anche sulla mia immagine, vedete? Che mi permette